Allora, intanto io vorrei in primo luogo salutarvi, ringraziare gli organizzatori per l'invito che mi è stato rivolto a partecipare a questa interessante iniziativa e poi dirvi che in questo intervento cioè, ha una fisionomia, come tutti gli interventi hanno la loro naturale struttura e fisionomia, però nel mio caso si lega anche a una discontinuità di natura, per così dire, di percorso personale, perché come accennava la collega, io ho avuto modo di seguire tra 1999 e 2007 tutto il ciclo di progettazione della Biblioteca San Giorgio di Pistoia, che è una biblioteca importante che marca un po' una stagione, no? L'emersione anche in Italia di modelli di biblioteca pubblica un po' diversi da quelli precedenti. Altri esempi, la San Giovanni di Pesaro e la Biblioteca Sala Borsa di Bologna. E percorso avviato nel 1999 e concluso con l'inaugurazione, di cui poi vedremo un'immagine, del 2007. Poi, 3 mesi dopo, io ho optato definitivamente per l'università e quindi da allora ho continuato a riflettere sugli stessi temi, ma da un altro punto di vista. Per cui, in questo intervento, che è molto compatto, come si accennava, è molto sintetico, troverete traccia sia di radicamento in uno ormai abbastanza remota esperienza di caso però ancora significativa e poi alcune linee di riflessione che toccano proprio ciò che è detto nel titolo. Questa identità è possibile, auspicabile reimmaginarla e se sì in che modi? Più vicino? In che modo? Perché questo ha a che fare con il tema specifico della giornata di oggi, no? Cioè individuare nuovi segmenti di pubblico da includere vuol dire modulare, diciamo, la fisionomia dei contenuti che rendo disponibili per quei pubblici, che poi si oggettivano nella morfologia dell'edificio, nelle strategie di servizio, insomma, tutta una serie di questioni. Ora, il problema, e qui entriamo direttamente nel merito delle slide, è complicato perché lo scenario è realmente problematico. In primo luogo perché la biblioteca, ora la biblioteca, immaginiamo la biblioteca con la B maiuscola, le diverse tipologie di biblioteche e le pubbliche in particolare stanno cambiando in modo molto complesso e anche molto rapido. E quindi oggi esistono modelli co-presenti, concomitanti, che manifestano, oggettivano stili identitari, strategie di servizio tra loro diverse. Quindi questo è un problema. È un problema perché tutti questi modelli sono copresenti e contemporanei e fanno riferimento a segmenti di pubblico, di pubblici eterogenei, insomma è uno scenario realmente complesso da interpretare. Allora io quello che provo a proporvi, incrociando pezzi di ragionamenti fondati su un caso, quello che vi accennavo ormai è abbastanza remoto, e questi esiti della riflessione, insomma, un percorso centrato su queste intanto parole chiave, reimmaginare in un'ottica che vedete qui, in una prospettiva tendenzialmente unitaria ed olistica. Allora, il primo, ho evidenziato 2 elementi macro di criticità. Il primo è riconducibile al tema dell'impatto sociale, no? È un termine un po' rudimentale, ma con questi tempi non ci sarà modo di approfondire troppo nessuno di questi concetti. Però questa che vedete è un tabellone di sintesi prodotto in Gran Bretagna, quindi la patria della public library in senso storico-istituzionale, e come vedete uno dei principali indicatori, diciamo, limitiamoci a questo, di fatto lo è il prestito, con tutti i suoi limiti, mostra, vedete i valori percentuali con il riquadrino, una tra 2003 e 2014, una riduzione molto molto consistente. Meno 28% il totale, ma l'area degli audiovisivi, quella in verde, una percentuale di riduzione ancora maggiore. Quindi è chiaro che questo dato, interpretato in un'ottica, insomma, legata al campo delle culture, anche quelle di tipo manageriale, c'è qualcosa che non va, perché il prestito è comunque uno degli elementi tipici, caratterizzanti del profilo dell'identità classica della patria. Quindi questo è il primo elemento di criticità, che paradossalmente confligge con questi altri dati di una indagine molto interessante che ha fatto la Regione Toscana lo scorso anno, in cui al di là degli indicatori quantitativi classici,
che sono molti, prestito, circolazione, vabbè, insomma i vari tipi di indicatori quantitativi, ha fatto anche un'indagine che a matrice qualitativa, diciamo così. Insomma, è stato chiesto alle persone di individuare delle parole da associare alla parola biblioteca. E ciò che emerge, vedete qui queste, insomma, è una tabella, diciamo, che sintetizza i risultati, le parole che più connotano nella percezione dei pubblici reali, perché questi sono utenti reali, le biblioteche sono libro e, sul fronte dell'altra tabella, libri e lettura. Quindi è curioso notare questo, no? Mentre il modello, quello classico, sta ormai da molti anni, è in crisi, ci sono tanti fattori di trasformazione che poi vedremo, in una indagine ben fatta e rivolto a un pubblico, a un campione consistente, emerge la persistenza di questo elemento identitario classico. Vedete, informazione 4 e 5, libro 74, incontri, che fa riferimento al tema molto dibattuto della socializzazione dello spazio della biblioteca, raccoglie solo un misero 1,4%. E teniamo conto che in Toscana, nel corso degli ultimi anni, ci sono stati una serie di interventi molto consistenti che hanno dato origine a biblioteche, diciamo così, della nuova generazione, quella di Pistoia, ma anche quella di Firenze, di Lovlato, cioè una quindicina di biblioteche, però la percezione sta lì. Quindi libri e lettura, vedete, 81%, socialità 5,4%. Questo è un elemento importante, soprattutto per quello che riguarda il campo della fidelizzazione dei pubblici esistenti. E qui troviamo un dato di sintesi sulla Toscana, anche che vi dà delle indicazioni su questa indagine qui. Gli utenti sono circa 310.000, i prestiti 2,6 milioni, il rapporto prestito-utente 8, e questo è un dato comparativo. Germania, prestiti-utente circa 38, perché le condizioni di radicamento variano nelle aree geoculturali, e l'Italia, però la Toscana secondo me è un po' baricentrica, tra aree tipo qui, dove gli indicatori sono ancora più, diciamo, punta verso l'alto, però l'Italia è grande e, come al solito, la mappatura di questi servizi produce un'area a macchie di leopardo molto distribuita. Quindi c'è questo problema della percezione sociale, che per la Toscana ha prodotto questo andamento qui. Ora, ho cercato di evidenziare i dati più significativi. L'indice di impatto, vedete, è sostanzialmente rimasto stabile, 8,1 dall'8,1 all'8,4, che vuol dire? Si è stabilizzato, quindi anche tutti gli interventi pubblici di sostegno ai nuovi modelli di biblioteca sostanzialmente non l'hanno fatto crescere, non sono riusciti ad acquisire nuovi segmenti di pubblico, perché vedete, tra 2002 e 2015 è quasi uguale, 1,03%. È cresciuto l'indice di prestito 0,28, 0,68, però sono gli stessi utenti più o meno, è la stessa percentuale, quindi gli utenti fidelizzati tradizionali usano di più i servizi, come mostra l'incrocio tra la prima e la seconda tabella, e soprattutto, e questo è l'impatto della biblioteca come spazio e come luogo, è aumentato il numero delle persone presenti fisicamente nelle biblioteche. La Toscana ha cominciato a cercare di misurare in un modo un po' rudimentale in senso buono, ancora generico, diciamo, questo fenomeno, chiamandolo per ora indice di affollamento, che vuol dire proprio contare le persone presenti all'interno delle biblioteche e non quelle che utilizzano i servizi. Questo non è banale, vuol dire cominciare a porsi il problema del come valuto l'uso di uno spazio sociale che da un lato ha tutti i servizi tradizionalmente definiti, no? E che però si apre ora delle modalità d'uso che non sono necessariamente legate a quei servizi, cioè il prestito, il reference, l'uso del catalogo. Ci sono molte altre cose che però, come avete visto da quelle tabelle, sono ancora poco percepite, sono schiacciate dal modello classico, che ha tante implicazioni anche dal punto di vista, insomma, storico, cognitivo, eccetera.
E questo è, così diamo, anche per me è sempre piacevole vedere, sono ricordi, è il giorno dell'inaugurazione della Biblioteca San Giorgio, no? Che affidammo a Dario Fo. Sono due immagini che danno un'idea, insomma, di questo momento realmente significativo, e qui vedete l'impatto dei mesi successivi all'inaugurazione. Vedete, basta dare un occhio alle percentuali di crescita, quindi le presenze aumento del 361%, i prestiti del 177%. Quindi, naturalmente, noi non abbiamo ora modo o tempo di differenziare l'impatto e quindi l'acquisizione di nuovi pubblici da parte delle biblioteche nuove ispirate a questi criteri. Non abbiamo tempo in questa sede. Io ho continuato a cercare di rifletterci, tra un po' uscirà un libro con cui ho provato a fare un'indagine in profondità su tre casi di studio di questo tipo, però vedete, è abbastanza evidentissima, no? Quindi il nuovo modello produce per un mix di fattori, la curiosità, l'effetto performativo, insomma, suscitato dai nuovi spazi di questa biblioteca, produsse una crescita e poi però si è stabilizzata. Quindi c'è stato un picco all'inizio, è un po' riconducibile al dato macro di sintesi visto prima, poi si è come stabilizzato e non si riesce ad andare oltre a quei valori lì. E allora, ora bisogna provare, alla luce di queste che sono un po' le premesse, confrontarci un po' in un modo ipersintetico con questi fattori di cambiamento, in cui annuncio noi affidiamo al nostro premio Nobel, e vediamone pochissimi ne ho individuati. Giocando proprio sulla polarizzazione, no? Quindi il primo grande tema è la relazione tra modello di biblioteca classica e modello di biblioteca digitale. Qui sono due immagini polarizzate, la prima è una famosa biblioteca di Stoccolma, con questa rotonda, con questo spazio circolare tutto occupato da libri, la seconda è una biblioteca paperless, cioè senza carte e senza libri. San Antonio Digital Library. San Antonio Digital Library che, come vedete, non ha libri, ha solo questa serie di computer serializzati molto, molto, che evocano uno scenario che non ha nulla a che vedere. Capite? Cioè, è questo che volevo dire all'inizio quando dico che il modello classico si è inclinato. Se ora sono copresenti modelli di questo tipo, è chiaro che siamo un po' agli antipodi, no? E questo riguarda tutti i soggetti connessi a questo microcampo. Chi è che decide? Il decisore politico, la comunità, i bibliotecari, i biblioteconomi? Cioè, una situazione davvero confusa, ma la mia idea è quella di interpretare la criticità come elemento produttivo di senso. No, ora pensavo a come era possibile. No, però qui, quantomeno in Biblioteca Futura, ci siamo, capito? Questo è Biblioteca Futura. Ora, quello degli studi di scenario è un campo molto delicato e molto complesso, perché nessuno di noi ha palle di cristallo e in genere quando si fanno delle scelte che riguardano il futuro ci vuole molta cautela, secondo me, perché poi quelle scelte orientano il presente, fanno sì che avvengano delle scelte nel presente. Allora bisogna vedere perché, sulla base di quali motivi, chi è che ci guadagna, insomma, è una fase davvero delicata. Però qui abbiamo una polarità, modello classico, modello senza libri. Per ora limitiamoci a vederli, a dare questo colpo d'occhio. Il secondo è il modello sempre classico, Biblioteca Pubblica di New York, però questi sono modelli aulici, ma sono immagini, ecco, che dovrebbero avere questa densità simbolica, e il modello cosiddetto sociale. Questo che vedete è un'area makerspace interna alla biblioteca Il Pertini di Cinisello Balsamo, è un altro dei temi, cioè dei fattori che tra loro competono per evolvere, perché qui poi ci sono le persone che si schierano, no? I nostalgici del modello idealizzato dei tempi andati e gli antagonisti che sostengono invece che tutto deve socializzarsi secondo queste linee, dismettendo quel modello che è molto rischioso, ma su questo poi torneremo un po' alla fine. Un altro tema fortemente dibattuto è il rapporto tra collezione e comunità, cioè uso dei libri, libri intendo il patrimonio, vedete qui un'immagine molto evocativa di
questo rapporto diretto, quasi un po' prometeico, no? Tra una persona, l'utente prototipico e le collezioni, e lo spazio sociale, vedete, molto animato, eccetera, di una nuova biblioteca realizzata ad Horus, la cosiddetta DOC 1 in sigla. Quindi persone che si muovono, libri sullo sfondo, cioè il paesaggio proprio percettivo è radicalmente cambiato. Infine i cambiamenti della lettura. Anche qui, da un modello classico, ci si situa in un campo in cui la lettura, l'area del social reading, ormai diventa dato digitale, depositato nelle piattaforme. Quindi qui evoca l'idea del passaggio dal libro, ebook, cose di quel tipo. E anche questo ha a che fare con ciò che dobbiamo fare per immaginarsi un modello di biblioteca che si riposizioni in questi decenni Allora, siamo in una fase come questa. Secondo me questa biblioteca di Jørgen in Danimarca ha, forse un po' anche a sua insaputa, io la utilizzo spesso come esempio della situazione in cui ci troviamo, perché i progettisti, o meglio i Bosch e Fjord, non gli architetti, Schmidt, Rammer e Laster, hanno progettato questo nastro rosso che si muove all'interno della struttura, di tutta la struttura, che diventa elemento di arredo, diventa tavolo, diventa superficie da seguire, no? E mi pare che evochi in modo molto esplicito questa idea del labirinto e del filo di Arianna, che è un po' la situazione in cui ci troviamo. Quindi è una sorta di gioco cognitivo esperienziale molto espressivo. Poi sulla biblioteca di Jørgen hanno fatto proprio indagini specifiche sull'uso dello spazio, molto molto interessanti, però io la volevo giocare come elemento che dà un'idea della situazione in cui ci troviamo. E allora, per provare a fare questo, a radicarsi un po' di più in questi nel tema specifico di oggi, cioè come si fa a ingaggiare o a costruire le condizioni per favorire il rapporto tra le biblioteche che attraversano questa fase di rimescolamento molto profondo e molto strutturale e questi nuovi pubblici. I nuovi l'ho messo tra virgolette perché i nuovi non necessariamente sono quelli legati ai segmenti emergenti, ma possono essere anche strategie di valorizzazione di servizi classici ripensati e reimmaginati. In questo ho messo le due immaginette, una che dà l'idea della dimensione storica ed una un po' pop, un'infografica, diciamo, contemporanea. E quindi ora vi propongo cinque parole chiave in cui non ci sono queste qui, però una, deficit, è una parola chiave che qui non c'è, ma è una parola molto pesante e molto rilevante, perché tutto questo, cioè tutta questa serie di problemi, dobbiamo porci in una fase in cui l'utilizzo di risorse pubbliche è molto contratto e non abbiamo, come ha avuto la biblioteca di Seattle, la fondazione Bill e Melinda Gates che ha finanziato quasi in toto la realizzazione della biblioteca, e non abbiamo il mecenatismo tipico della cultura, diciamo, anglo-americana. E sulla scala dei progetti di biblioteche le misure tipo Art Bonus danno scarsi, quindi il problema deficit è rimanere. Allora, le parole chiave che vi propongo sono cinque e hanno a che fare un po' con gli elementi di sintesi che secondo me possono essere utilizzati per costruire strategie di inclusione di nuovi pubblici. Il primo campo è quello della memoria culturale. Io credo che le biblioteche condividano con musei e con archivi un ruolo ineliminabile, imprescindibile, che non può essere dismesso di non solo conservare, ma di organizzare la memoria culturale. E lì si possono costruire elementi di trasversalità. Questo è un progetto che io ho avuto modo di seguire con la collega, forse qualcuno la conosce, Enrica Pagella, che ora dirige i Musei Reali di Torino, in cui abbiamo giocato proprio sull'intreccio. Vedete, ora qui li evidenzio con questi riquadrini, no? Vedete? Cioè, per esempio, gli elementi di arredo, i dorsi delle degli scaffali di libri contengono degli elementi decorativi del Museo della Ceramica, di questo spazio ibrido in cui coesistono una biblioteca, un museo della ceramica e un archivio.
Lo spazio della cultura locale intreccia libri e ceramiche e vedete anche gli spazi espositivi. Questo è un elemento delicato ma secondo me molto interessante, costruire elementi di trasversalità tra musei, archivi e biblioteche. Naturalmente vado in modo sintetico perché non so esattamente... Mancano due minuti. Quindi devo andare ancora più rapidamente. Il secondo è l'uso delle collezioni. Questa è la Biblioteca San Giorgio, quindi la qualità dello spazio percettivo. L'immagine che vedete là in fondo è una grande installazione di Anselm Kiefer che dà qualità allo spazio. Per me le collezioni continuano ad essere un elemento molto importante. Il terzo è un uso creativo delle culture digitali, quindi non solo cataloghi, non solo reference digitali, ma uso performativo della interattività digitale. Due esempi questo, Nuova Biblioteca di Helsinki, Nuova Biblioteca di Thionville. Thionville, guardate, una cittadina di 40.000 abitanti in Francia, che è questa delle quadre più piccole. Quarto esempio, costruire le condizioni per una socialità vera facendo magari arretrare lo spazio dei libri. Vedete, rispetto a Stoccolma, quei libri sono un po' sullo sfondo. Ora, a me non piace questo modello, però Mécano sono i grandi studi di architettura che poi sono loro a determinare le condizioni di questa percezione. Infine, il benessere. Questo è un tema fondamentale, questa è una biblioteca che al di là del rilievo architettonico a me piace moltissimo, costruita in Cina, sia Shore Library, in riva al mare. Non è un tema irrilevante questo, in Europa stiamo cercando di posizionare la biblioteca nello spazio della socialità, quella molto animata, mercati, piazze, cioè la biblioteca secondo me ha anche questa carta da giocare. E ne troviamo una traccia, declinata in altro modo, in un'altra citazione della mia esperienza di caso, San Giorgio, questo abbraccio che ha un valore simbolico, in questo spazio bellissimo che vedete qui, che è uno spazio vuoto dentro la biblioteca di Stoccarda. Quindi anche, cioè, la biblioteca, la carta del benessere, se la può giocare in quel modo, isolando, non competendo con i creatori di rumore, ma isolando il suo linguaggio. Siamo alla fine, questa è un'immagine gioco che lascio lì, Biblioteca del Futuro, questa ci potremmo agganciare Biblioteca del Futuro, questa installazione qui, Peter Sprong, che vuol dire? La biblioteca classica, sprofonda o riemerge? È una sorta di gioco proiettivo, no? Che ha a che fare con la biblioteca del futuro. E questa è l'ultima, le ho già dette tutte sostanzialmente le cose che volevo dirvi, no? Però secondo me è importante che in questo reimmaginare si cerchi di connettere, cioè di tenere assieme molti elementi eterogenei e di ridare unitarietà percettiva. Non ci sono risposte univoche, è evidente che non ci sono, no? Però uno opta per un modello molto molto postmoderno, cioè scheggiato, sfrangiato, privo di identità, oppure con pazienza nei singoli contesti si provano a ricostruire le condizioni di questo dialogo tra parti componenti che è l'elemento realmente strutturale e costitutivo lungo l'asse della lunga durata di ogni tipologia di biblioteca. Grazie. Grazie.